anni del secolo scorso la tubercolosi era una malattia molto diffusa, perciò il Comune di Milano nel 1911 decise la costruzione sul territorio circostante di un grande sanatorio che si sarebbe chiamato Vittorio Emanuele III. La Prima Guerra Mondiale rallentò i lavori. Il sanatorio venne ultimato e inaugurato solo nel 1924. La costruzione fu fortemente sostenuta dal dottor Guido Salvini, medico che già da tempo viaggiava attraverso la provincia a bordo del suo calesse per curare gli abitanti delle cascine. La superficie totale occupata era di 750 metri quadrati e nel 1929 fu edificato un nuovo padiglione da 800 letti riservato alle donne e l'anno dopo ne fu aggiunto un altro da 1000 per i bambini, un totale di oltre 1500 posti letto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel 1942, la gestione amministrativa del complesso fu affidata al Pio Istituto Santa Croce, che però non si occupava direttamente dei malati, e il 29 agosto del 1946, dopo un'intera vita dedicata alle persone affette da tubercolosi, Guido Salvini morì. Nel 1949, quindi, il Pio Istituto Santa Croce assunse anche la gestione dei pazienti e fece costruire nuove fosse biologiche, un nuovo pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua, terrazze coperte per la terapia dell'aria ed altre scoperte per l'elioterapia. Fu inaugurata anche una scuola di riqualificazione professionale per i ricoverati. Nel 1951, invece, venne rinnovato e ampliato il reparto di radiologia, mentre l'impianto di riscaldamento venne convertito da nafta a metano. E l'anno successivo vennero istituite le divisioni di chirurgia generale, di medicina e pneumologia. A causa della contrazione del settore sanatoriale dovuta all'introduzione degli antibiotici, nel 1955 il sanatorio cominciò ad essere convertito in ospedale generico ed i posti letto arrivarono al 50% della capacità recettiva della struttura. Il 10 novembre di quell'anno il nosocomio venne rinominato Sanatorio Guido Salvini della città di Milano, ma la progressiva e incessante diminuzione dei casi di tubercolosi portò alla completa conversione di ospedale generico negli anni 70. Nel 1988 fu istituita l'azienda ospedaliera Guido Salvini, ma contemporaneamente cominciò un lento ed inesorabile abbandono della struttura. In previsione della futura apertura di un nuovo ospedale, inaugurato il 12 ottobre del 2015, il vecchio sanatorio, quindi, attualmente è in disuso.